crescendo l'atletico, che però deve stare attento a non scoprirsi ai contropiedi. Saul per Correa, in mezzo Simeone. Correa prende il fondo, entra in area, poi sterza e la mette verso Simeone con lo scorpione. Simeone con lo scorpione, non è vero, ha segnato un gol pazzesco, un gol da urlo. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera, finalmente, dato che la settimana scorsa non è uscito, perché è uscito il pronostico della mia classifica di Serie A come tutti gli anni. Quindi se non avete ancora visto quel video ve lo consiglio, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Ma oggi, come dicevo, siamo finalmente tornati qui, dovrebbe essere 8 agosto, quindi primo episodio di agosto, ultimo episodio per quanto riguarda FIFA di dicembre e anche inizio gennaio. Infatti sarà una puntata sensazionale. Si parte con Villarreal e Getafe per chiudere il mese di dicembre e poi si torna in campo, ovviamente durante il calciomercato, contro il Barcellona prima per quanto riguarda l'andata dell'ottavo di finale di Coppa del Re che si giocherà in casa dell'Atletico, e poi, a proposito di Atletico, si chiuderà l'episodio contro l'Athletic Bilbao il 10 di gennaio in casa, pure quella peraltro. Ma prima di andare così oltre, anche perché saranno giorni importanti, ripeto, per il calciomercato, infatti lo apriremo in questo episodio, lasciatemi qui sotto dei consigli ovviamente per rinforzare la rosa in virtù del prossimo, che uscirà non la prossima settimana perché sarà Ferragosto giovedì prossimo, quindi uscirà un video un po' più speciale, ma uscirà il 22, quindi tra due settimane. Insomma, avete tutto il tempo di commentare qui sotto con i vostri consigli, che leggerò ma che ovviamente non potrò seguire, quantomeno perché non sto registrando l'episodio in tempo reale, per così dire, no? Lo sto registrando molto prima perché io, come ben sapete, sono in Puglia a fare l'animatore con mio cugino. A proposito, seguitemi su Instagram perché lì vi aggiorniamo molto e bene. Detto questo però, io partirei con l'episodio. Prima vi ricordo al volo di passare in descrizione per Divise Calcio Top, che a mio modesto modo di vedere è una delle migliori agenzie di maglie da calcio, fondamentalmente in circolazione, maglie, kit, tute, quello che volete, con il mio coupon hashtag Marconi, 10% di sconto. Acquistate perché ve lo consiglio davvero, la qualità è massima, il prezzo è molto basso. Detto ciò, partiamo con l'episodio. Never give up, vamos colchoneros, andiamo a vincere e a tornare magari in testa alla classifica, perché c'è già una ghiotta occasione, dato che il Real Madrid ha pareggiato ed è soltanto a più uno. Buonasera dal Wanda Metropolitano di Madrid per la 16ª giornata della Liga Santander 2020-2021. L'Atletico di fronte al Villarreal, che è al decimo posto, al secondo invece i colchoneros, che come anticipato già all'inizio di questo episodio hanno la ghiotta occasione di tornare in testa alla classifica, dato il passo falso del Real Madrid. È una Liga divertente che ci sta regalando un bel derby in vetta proprio con Real e Atletico, che si sono affrontate, era la seconda giornata, si riaffronteranno tra un mese o poco più, e lo vedrete infatti nel prossimo episodio. Quindi è un momento della stagione sicuramente molto importante, è un momento in cui l'Atletico è un po' più sulle gambe perché la rosa non è lunghissima, ma continua a essere lì a dar fastidio a tutti. E poi Pedrasa interno per Abacca, si ripropone Pedrasa, la palla è per il 16, voglia ancora Abacca, al limite in buca, un buon pallone e Adan sul mancino di Amadou Diawara. Diawara che fa correre ancora Pedrasa sulla corsia di sinistra, rientra con la suola, rientra bene sull'upshot e crossa, limite, sponda di Casorla che però regala il pallone a Insigne e quindi può ripartire l'Atletico. La vuole Simeone in verticale, lo ha visto Griezmann e lo manda, è un buon pallone per il Cholito dentro l'area, con il destro a giro, tocca Senko ma non basta, è avanti l'Atletico Madrid al 13esimo col gol di Giovanni Simeone. Arnold da Griezmann, subito verticale per Chelsea Martins che mette il turbo, al centro c'è Simeone, c'è anche Insigne sul secondo palo, ma Weiser arriva prima, la tocca mettendola in calcio d'angolo. Pedrasa di prima in verticale per Gerard Moreno, è un buon pallone, esce su di lui Kimpembe, il 7 dentro per Pedrasa che perde però il controllo, ma la perde anche Saul e quindi Bacca rientra, vuole calciare fino in fondo e pareggia Carlos Bacca, 1-1, gran gol dell'ex attaccante del Milan che ha dribblato un paio di giocatori, il secondo con un elegantissimo doppio passo e poi ha calciato di potenza alle spalle di Adan il pareggio del Villarreal, che arriva a 5 minuti dal termine del primo tempo. Con le mani Insigne a cercare Saul che prova a girare il pallone, buono per Simeone che fa la sponda, De Jong al limite, lascia scorrere, poi apre verso Arnold che anche in zona tiro va dentro da Simeone, in area, sinistro a giro sul palo clamoroso, arriva Gelson che non riesce nel tap-in, che vuole rientrare sull'upshot, sempre il 7 del Villarreal, grande palla interna per Wolf dentro l'area, calcia in porta Adan e poi ancora Adan, miracolo del portiere dell'Atletico,
sul tapin, tentato a botta sicura con Correa, aspetta Insigne, lo lancia adesso, pallone largo e ottimo controllo del 24 che rientra e parte in percussione, centrale c'è anche Saul, la palla è per il capitano che va da Simeone, di nuovo il tocco splendido in aria per Saul che rientra e calcia in porta col piede debole e troppo debole. Palla verticale a cercare lo scatto di Moreno che va al cross, Kimpembe chiude, allontana malissimo sui piedi di Casorla, Hernandez che si immola. Lemar per la ripartenza, cerca Insigne che arriva in anticipo e attenzione che può ripartire l'Atletico, si può creare un 3 contro 3 perché la porta Insigne e Simeone al centro, sempre Insigne con Saul, Saul, Saul e il vedi, poi ancora Insigne da Simeone anticipato. Se n'è andato già il primo di recupero in cui praticamente non si è giocato, palla per Insigne, dentro da Simeone c'è anche Saul al limite, servito, poi c'è ancora il ciolito interno, va pure Insigne, visto e servito, Insigne sul fondo all'ultimo secondo di partita col destro che lambisce il palo e termina fuori. Il tempo è finito, è soltanto 1-1 tra Atletico e Villarreal, che però ci hanno regalato una bellissima partita perché adesso onestamente entrambi avrebbero meritato la vittoria. A noi serviva per scavalcare il Real Madrid in testa al campionato, non ci siamo ancora riusciti, però il campionato appunto è lungo. Adesso pensiamo comunque al Getafe, poi penseremo a far mercato per allungare la rosa, per prendere quei giocatori di cui vi parlavo a inizio stagione, quindi che possano entrare per cambiare la partita a match in corso, insomma. Nel frattempo ci hanno anche sorteggiato l'ottavo di finale di Champions League, giocheremo contro il PSV Eindhoven, quindi non una squadra comunque sia di primissimo livello rispetto a noi quantomeno, ma vedremo, nel senso che comunque sono agli ottavi, hanno i loro meriti e ci penseremo a tempo debito. Adesso è inutile ragazzi parlare dell'ottavo di Champions, parliamo del Getafe perché l'Atletico ha bisogno di tornare alla vittoria. In questo momento ci sono 5 squadre in un punto, o due, dipende dai punti di vista, nel senso che l'Atletico Madrid, il Real Madrid e il Valencia sono a 32, l'Eibar e il Siviglia a 31, quindi davvero, cioè nel giro di un punto ci sono tutte queste squadre, l'Atletico virtualmente in testa, però vedremo insomma. Buon pomeriggio dall'Alfonso Perez di Getafe per Getafe Atletico Madrid, 17esima giornata di Liga e soprattutto ultima del 2020. Proveremo a chiudere, nonostante la pioggia di questo pomeriggio, un felice 2020 e soprattutto felice per quanto riguarda gli ultimi 6 mesi all'interno dei quali abbiamo seminato tanto e poi speriamo di raccogliere nella seconda parte di stagione. Nello spazio ancora per Kwame, Bastien dentro, un buon pallone per Jeju, ma esce Oblak molto bene. E poi rinvio un po' timido, troppo timido perché interviene Amat. E quindi Bastien dentro per Kwame, destro! Che porta in vantaggio il Getafe all'11esimo del primo tempo. Qui errore in impostazione abbastanza ingenuo dell'Atletico Madrid. Regalo al Getafe che va avanti 1-0 al 10° minuto. E quindi torna in possesso il Getafe con l'ottimo inserimento sempre di Kwame che calcia in porta da casa sua. Oblak questa volta dice no. Saul. Atletico che deve scuotersi dopo un avvio sicuramente complicato in virtù anche di quello che sta facendo il Getafe, che adesso però deve difendere. Saul in area, palla per Simeone che se l'è mangiato, arriva Insigne che la rimette dentro e Saul fa 1-1 il pareggio dell'Atletico Madrid in modo pazzesco, praticamente in modo molto confuso. Insigne che da mezzo metro non calcia in porta perché era molto defilato, cerca il secondo palo e Saul da buon capitano si prende la squadra sulle spalle nel momento di difficoltà e pareggia la partita. De Jong va da Ken, prova a passare Ken, ci mette anche il fisico, alla fine perde comunque il pallone e questo ovviamente carica i tifosi del Getafe. Pallone per Aleko, poi la conclusione in pieno petto di Alderweireld e alla fine Oblak in calcio d'angolo. Ci dobbiamo dare una svegliata però perché abbiamo giocato il primo tempo più brutto della stagione. 65esimo, sempre 1-1 a Getafe, ma adesso l'Atletico prova a tornare davanti. Insigne perde il pallone che diventa comunque buono per Saul, dentro per Ken che calcia sulla traversa. Aveva fatto tutto bene, poi arriva De Jong, rimpallo ancora, palla verso Ken, ha chiuso Fazio. De Jong, centrale da Saul e se la sposta sul destro, calcia poi Ken, è tutto buono e l'Atletico passa in vantaggio sotto 1-0. La rimonta firmata prima Saul e poi Ken, qui assist involontario da parte del capitano, c'era anche calcio di rigore tra l'altro perché Fazio colpisce con un braccio fornendo poi l'assist a Ken che calcia questa volta sotto la mano di Soria che si era comportato benissimo finora. È 2-1 per l'Atletico Madrid. Mette giù il pallone Kwame,
Nestorowski con Kimpembe che gliela porta via. Poi Nestorowski si mette ancora in mezzo, l'ha quasi recuperata, anzi senza quasi. Kwame apre per Aleko sul palo e poi 2-2 col gol di Kwame. Ragazzi, ve lo ripeto, svegliamoci, perché questo è un gol ridicolo preso dall'Atletico Madrid. Comunque, Getafe che non molla, 20 minuti ancora, 2-2, pareggio immediato e sinceramente anche giusto. Simeone cerca Griezmann, buona palla, occhio all'inserimento di Gelson, dentro l'area, fino in fondo Gelson, che rientra e va con non ha tirato! Pallone che viene messo in fallo laterale ma non ha calciato lui. E finisce qui, finisce 2-2, l'ultima partita dell'anno, l'ultima partita del 2020, che francamente ci ha fatto capire che il mercato va fatto e che ci serve un po' di riposo, perché siamo stanchi, l'ho già detto nello scorso episodio. Però c'è la percezione, e chi gioca a FIFA lo sa, c'è proprio la percezione che tu puoi vincere 7-1 un certo tipo di partita in un certo periodo e puoi perdere con tutti o comunque non riuscire a fare un gol più dell'avversario in questi altri tipi di periodi in cui sono tutti stanchi, tutti macchinosi, non tirano in porta come clamorosamente ha fatto Gelson alla fine. E quindi ci prendiamo questo punto, perché alla fine comunque sono punti che facciamo. È vero che non vinciamo, ma quando non vinci va bene anche pareggiare, perché poi a fine stagione si contano questi punticini qui. Ora pensiamo al mercato e poi ci sarà comunque un'altra gara di Liga. Prima ovviamente quella contro il Barcellona, ma poi quella contro l'Athletic Bilbao. Forza Atletico, non molliamo in questo momento, ma rinforziamoci e riposiamoci un attimo. Eccoci qui ragazzuoli, è il momento di pensare al calciomercato. Siamo nel Lube Mercato e ho inserito alcuni giocatori. Tanto per chiarirvi le idee, ci servirebbe almeno un difensore centrale per stare tranquilli, anche se poi non è che sia proprio prioritario il difensore centrale, perché già abbiamo quattro nomi, di cui due titolarissimi, Alderweireld e Kimpembe, e poi abbiamo Ake e Lapshof. Più che un difensore centrale ci potrebbe servire sempre nel reparto difensivo un terzino. Il sogno era Cancelo, che però si è appena trasferito al Barcellona e quindi purtroppo non ci sono possibilità. E allora possiamo virare su altri giocatori. Ad esempio ho inserito qui Luca Pellegrini, che è al Barcellona, che ha però una clausola rescissoria di 5 milioni. Quindi potremmo provare ad acquistarlo in base a questo. Il titolare resterebbe Lucas Hernandez, però a quel punto non hai Solano, che è completamente impreparato e già fa gli straordinari per giocare anche a destra al posto di Arnold ogni tanto, e quindi hai Luca Pellegrini che mi sembra già più pronto. Adesso aspettiamo che insomma l'Osservatore lo finisca di seguire e poi potremo anche pagare direttamente la clausola rescissoria e acquistarlo in questa finestra di mercato. Sarebbe importante anche un centrocampista. Io qui ho scelto Pareco perché è il tipo di profilo che ci può interessare di più. Può fare il centrocampista interno, può fare il mediano e può fare il trequartista, come vedete. Inoltre ha 31 anni, il che significa che è un giocatore esperto. Noi abbiamo giocatori più giovani, perché lo stesso Saul, che è il capitano, non ha più di 30 anni. Probabilmente Pareco è quel giocatore che ci serve, anche perché poi lo andremo a togliere ad una rivale e questo mi piace. Per finire, anche qui il discorso è simile al difensore centrale, però rispetto al difensore centrale forse qualcosina in più può servirci, almeno qualitativamente. Ho voluto inserire due miei ex pupilli al Borussia Dortmund, ovvero i due esterni, Pulisic e Sancho. Ovviamente prendiamo soltanto uno dei due, e ovviamente quello che vorrei di più, anche perché a sinistra già abbiamo preso Insigne, sarebbe Pulisic, magari scambiandolo con Gelson Martins o con Lemar, adesso vediamo. Detto questo, partiamo, e io a questo punto partirei con Pareco. Come vedete noi abbiamo 34 milioni per il momento, quindi dobbiamo anche stare attenti a come muoverci, dovremo puntare tanto sugli scambi. Allora, qui bisogna fare una scelta, perché potremo scambiare, per quanto riguarda le ali, uno tra Lemar e Koke, che sono quelli che trovano meno spazio di base. E ovviamente decidiamo chi scambiare per questo giocatore, consci del fatto che per Pulisic magari 45 milioni di Koke possono farci comodo, così come però possono farci comodissimo i 70 di Lemar. Ora, capiamo un attimino che cosa fare. Io credo che Lemar sia meglio per Pulisic, eventualmente, anche come budget si avvicina di più. Perché altrimenti andiamo a cedere Lemar al Valencia, che è una diretta concorrente. Lemar potrà farci male e soprattutto lo regaliamo, perché a quel punto resterebbero 40 milioni di differenza regalati completamente. Quindi a questo punto io direi andare su Koke e fare uno scambio. Vediamo che cosa ne pensano, perché secondo me possono anche accettare uno scambio alla pari. E infatti sì, lo accettano. Fatemi sapere nei commenti, sono molto curioso.
insomma, di sapere la vostra. Fatemi sapere se siete d'accordo su un eventuale scambio, perché non è ancora detta, non è ancora detto nulla, dobbiamo comunque trattare con Pareco. Koke non l'abbiamo mai fatto giocare esterno, ha giocato soltanto centrocampista e ha giocato poco. Sarà meglio prendere Pareco, che è proprio un centrocampista a questo punto, no? E quindi andiamo a trattare con il numero 10 del Valencia. Come ruolo squadra vorrebbe importante, e io direi che accettiamo senza problemi. 2 anni di contratto vanno bene, anche perché comunque ha già 31 anni. Ignorerei la clausola, anche se loro in realtà la vogliono, 80 milioni, ma ovviamente, come vi dico sempre, non è un problema, perché tanto sono gli ultimi 6 mesi di carriera su FIFA 19 e addirittura ci hanno fatto tutto loro. Però qui stiamo attenti, perché nuovi bonus, sì, modifica questo bonus qui, io te lo metto a 2, anzi a questo punto non più che 3,83, 62 vanno bene. Vediamo un po', abbassiamo un pochino le pretese, ragazzi, eh. Siamo disposti a chiudere la trattativa per, insomma, se si accetta di pagare 65 a settimana, quindi alziamo, e bonus di 3,70. Quella voglio un po' più alta, però io direi che l'accettiamo senza problemi, perché abbiamo comunque tolto il quasi milione di bonus dopo 10 presenze, che era un po' un'inculata per noi. E quindi va bene così, primo acquisto del 2021, primo acquisto di questa campagna invernale di calciomercato. Pareco è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Lo sapete, sono follemente innamorato di Christian Pulisic e sarei disposto a sacrificare anche, prima ho fatto il nome di Gelson Martins perché è fortissimo, lo abbiamo visto, però come mie caratteristiche, come mia carriera, ognuno ha i suoi pupilli, insomma. E Pulisic credo sia giusto anche riportarlo alla corte di Marconi. Però capiamo un attimo che cosa fare e come muoverci, perché non è detto che a partire sia Gelson, dato che Lemar costa 70 milioni. Andiamo su scambio giocatori e andiamo proprio su Thomas Lemar. Vediamo un po' che cosa ne dicono loro. Conguaglio di 7 milioni, va bene, ci sta tranquillamente, però io voglio offrire meno. Te ne do 5 tondi tondi, perché guarda che mi hai chiesto 625.000, che cosa ci fai con 625.000? 5 tondi tondi, avanza offerta, è un'offerta più che allettante, accettiamo, arrivederci. In pratica abbiamo appena acquistato Christian Pulisic a 5 milioni di euro, perché Lemar, dai, ok, non li contiamo quei 70, in tutto abbiamo pagato 75 milioni, un giocatore che ci farà godere, io me lo auguro, ma in realtà non l'abbiamo ancora preso perché dobbiamo trattare con lui. Io mi fomento in anticipo, ragazzi, scusate. E sorride sì Federico Marconi, perché sta rivedendo un grandissimo campione. Attualmente prende 100.000 euro a settimana, me lo ricordo bene perché gliel'avevamo fatto noi lo stipendio al Borussia Dortmund. Quindi allora, ruolo squadra io ti dico sicuramente importante, poi secondo me può essere anche cruciale, vediamo un po'. Perfetto, loro volevano questo ruolo qui. Vogliono 4 anni di contratto, procuratore peraltro asiatico molto carino. Oh, allora, il Dortmund aveva la clausola, io qui la vorrei ignorare e sono d'accordo, quindi andiamo a parlare di soldi. 63.000 a settimana, bonus di ingaggio di 610 e quasi un milione dopo 15 presenze. Allora, no, leviamo come al solito questo bonus qui, modifichiamo questo, io se per questo ti alzo a 65 così come ho fatto per Pareco. Questo qui però lo abbassiamo a 500 tondi. Vediamo un pochino che cosa ne pensa Christian Pulisic. Non era quello che volevamo, ma siamo disposti ad accettare. E io sono più che felice per il secondo acquisto del mercato di gennaio. Lo abbiamo detto, dobbiamo fare sul serio, ci dobbiamo rinforzare. Attualmente abbiamo fatto scambi, quindi la lunghezza della rosa è la stessa, però già con questi due giocatori abbiamo aumentato la funzionalità. Adesso in teoria ci mancherebbe un solo acquisto per concludere la funzionalità del mercato, ed è Luca Pellegrini, e quello lo paghiamo tranquillamente 5 milioni che abbiamo senza dover fare scambi o altro. Ed eccoci qui, nel mercato di gennaio sono quindi in teoria arrivati, a parte un sacco di mail, allora, fermi tutti, arrivo di Christian Pulisic, arrivo di Daniel Pareco. Pareco ha preso il 14, che va bene, come numero ci sta, non è male, mentre Pulisic è libero e quindi gli diamo il 22, perché è il suo numero di maglia, insomma, quindi leviamogli questo 15, bello mio, con il 22. Certo che fa un po' strano vederlo con la maglia dell'Atletico, pensando alle tante emozioni che abbiamo vissuto insieme al Borussia Dortmund. Ma adesso, bando alle ciance, c'è il Barcellona da affrontare e c'è una partita che ci dirà molto per l'arco di questa stagione, per il proseguo di questa stagione. Come al solito, per la Coppa del Re non ve la racconto io, ma ve la racconterà un ospite che scoprirete tra pochissimo, e quindi godetevi lo spettacolo.
Buonasera ragazzi e bentornati qui sul canale di Federico Marconi per questo importantissimo ottavo d'andata di Coppa del Re tra l'Atletico Madrid e il Barcellona. Questa sera a farvi compagnia c'è Kundispa che proverà a farvi godere al massimo questa importantissima sfida. L'Atletico Madrid ha eliminato ai sedicesimi il Granada. In Champions, come ben sapete, è passato da prima nel girone, mentre in campionato viene da due pareggi, uno contro il Villarreal e l'altro contro il Getafe. L'Atletico ha voglia di andare avanti in questa competizione, ha voglia di arrivare fino in fondo per provare a portare a casa un trofeo che sarebbe comunque molto ma molto importante. Ci aspetta una sfida emozionantissima tra due delle squadre più importanti della Spagna. Non sappiamo come andrà a finire, vi chiediamo di stare qui incollati allo schermo e di godervi con noi questa importantissima e delicatissima sfida. C'è il momento di mettere la testa giù, guardare il pallone e iniziare a pedalare. È il momento di questo ottavo d'andata di Coppa del Re che ha appena cominciato. Palla a metà campo, attenzione Saúl per l'inserimento subito di Alexander Arnold. La palla è per lui, si prova Alexander Arnold, fino in fondo, ci prova col destro, direzione di Koulibaly e l'Atletico va avanti. Clamoroso! Clamoroso amici, dopo solo 3 minuti l'Atletico Madrid passa avanti con questo gol di Alexander Arnold, viziato ovviamente dalla deviazione importantissima e decisiva di Koulibaly. Sicuramente verrà dato l'autogol al difensore ex Napoli, ma che erroraccio di Koulibaly. Pogba, giocata di gambe, lancio per Paco Alcacer che sta giocando più defilato che prima punta in questo momento, cross in mezzo, Kimpembe allontana e riparte Gelson Martins a grandi falcate, si muove Simeone ma viene servito Griezmann, dall'altra parte c'è Insigne, servito molto bene, va Insigne, l'ex Napoli, punta il portiere, Insigne col destro, Lorenzo Insigne insacca l'ex Napoli, l'ex capitano del Napoli è andato all'Atletico Madrid e qui sta decidendo una partita fenomenale. Dopo l'autogol di Koulibaly, ex Napoli, segna Insigne e l'Atletico è sul doppio vantaggio. Dopo pochi minuti, con questo destro a giro, 2-0 Atletico Madrid. Riparte subito Atletico Madrid, Griezmann la tiene, vede ancora Insigne che parte sul filo del fuorigioco, Lorenzo Insigne può metterla sul secondo palo, vede Gelson Martins che di testa prova a schiacciarla, la schiaccia male, palla fuori al 30° minuto. Si potrebbe andare tranquillamente al riposo sul 2-0. L'Atletico comunque continua a imbastire un'azione offensiva di tacco, qui la palla per Griezmann, Liverpool, Alexander Arnold, ancora Griezmann, ci prova col sinistro, Ter Stegen in angolo e siamo nei minuti di recupero, ne sono stati assegnati ben due. Sarà un secondo tempo davvero di fuoco e fiamme, perché se il Barcellona vuole recuperare questa partita deve davvero dimostrare di essere il Barcellona e non la squadretta che abbiamo visto in questo primo tempo. 46esimo, Insigne la mette in mezzo, di testa non ce l'aveva nessuno, di testa per fortuna per il Barcellona, le prende tutte un TT e anche Koulibaly da una mano. Ormai sta per finire il primo tempo e l'arbitro fischia in questo momento. 2-0 Atletico Madrid, un primo tempo mostruoso da parte dei ragazzi di Federico Marconi. Sergio Busquets, il lancio subito per Dembélé, è entrato con un altro piglio in campo il Barcellona, attenzione Coutinho al volo, Oblak si supera, calcio d'angolo al 49esimo minuto, è cominciato alla grande questo secondo tempo, batte il calcio d'angolo Dembélé ad uscire col mancino, la palla allontanata da Gelson Martins, adesso Sergio Busquets dentro per Arthur, occhio a Messi e la pulga non perdona, è appena entrato, gli sono bastati 4-5 minuti, secondo pallone toccato e uno l'ha messo in rete. Messi trova il gol del 2-1, riaperta la partita dopo un primo tempo anonimo del Barcellona. Qui De Jong in avanti per Saúl che recupera palla dopo averla persa, larga per Griezmann, le petite diable, Griezmann a giro, la palla sfiora il palo e va sul fondo, Alexander Arnold con le mani, Gelson Martins, De Jong sbaglia tutto, l'ex Ajax, Dembélé recupera, attenzione a Dembélé,
prova a girarsi, chiude molto bene la difesa avversaria, ma sbagliano ancora. Attenzione Messi, Sergio Busquets col mancino, sbaglia la conclusione. Ma iniziano ad arrivare tante conclusioni verso la porta di Oblak. I tifosi tremono e trema anche in panchina Federico Marconi. Dentro Pulisic per Insigne, che ha giocato una grandissima, grandissima gara. Purtroppo però nel secondo tempo lo avevano un po' sovrastato i giocatori del Barcellona dopo un primo tempo mostruoso. Qui la difesa dell'Atletico con tranquillità allarga il gioco. La palla è per Alexander Arnold, che la mette avanti per Gelson Martins. Ha una prateria lui, può andare Martins. Arretrata, e la palla per Saul. Cosa ha fatto Saul? Forse l'ha chiusa lui. Saul col mancino, con l'esterno del sinistro, tira una botta micidiale che prima si schianta sul palo e poi entra in rete. Una conclusione balistica assurda. L'Atletico Madrid è sul triplo vantaggio, 3-1. Koulibaly sbaglia, anzi no, non sbaglia, serve Pogba, poi per Messi, Sergio Busquets, la palla per Arthur, dentro da Coutinho col destro, chiude Anderville, la palla dentro, attenzione ad Arthur. Il brasiliano segna il gol del 3-2. Guardate com'è strano il calcio. 3-2 al 77esimo. Il Barcellona sembrava morto, ma gli sono bastati 4-5 passaggi per arrivare in porta e mettere in rete il gol del 3-2. Qui deviazione fortunata, ancora un'altra deviazione, Malcolm la tiene in campo, la palla è per Sergio Busquets, ancora per Malcolm, vediamo che giocata farà Malcolm subito di prima e mezzo. Kimpembe chiude e poi la conclusione di Sergio Busquets, un po' strozzata, parata facilmente da Oblak. Siamo negli ultimi 8 minuti di gara. Saul per Pulisic, Pulisic prova a centrarsi, ancora in velocità Pulisic, molto bene il numero 22, pareto per Pareco. Deve aspettare l'Atletico Madrid, non deve soltanto attaccare, ma loro non lo sanno e ci provano lo stesso. Palla deviata, Coutinho adesso, in avanti la palla per Malcolm. Il Barcellona ha pochissimi minuti per trovare il gol del pareggio. Ci prova Malcolm, uno contro uno contro Kimpembe, non sbaglia stavolta Malcolm, tiene palla, aspetta la sovrapposizione, poi mette una palla abbastanza strana in mezzo. Oblak deve farla sua, deve aspettare, ma lui continua. Palla per Kimpembe, subito per Lucas Hernandez. 5 minuti compreso il recupero più o meno alla fine di questa partita. Griezmann, la palla è per lui, salta, mamma mia, in questo modo Koulibaly. Griezmann è in aria, Griezmann! 4-2, le petit diable! È finita la partita, amici. Siamo all'89esimo minuto. Niente da fare ormai, mancano pochissimi istanti alla fine di questa gara. È stata una gara bellissima. Il Barcellona ci ha provato a rimetterla in gara la prima volta, la seconda volta, ma l'Atletico è sempre stato superiore. E con quest'ultima conclusione a 2 minuti alla fine, escluso il recupero, l'Atletico Madrid è ad un passo dai quarti di finale, anche se, come ben sappiamo, c'è ancora il ritorno da giocare e in casa del Barcellona non sarà affatto facile. La palla è per Coutinho e finisce qua! 4-2, l'Atletico Madrid si aggiudica l'andata dell'ottavo di finale di Coppa del Re per 4-2 contro il Barcellona, che nel primo tempo è stato veramente demolito, ma anche nel secondo tempo, nonostante i gol di Messi e di Arthur, non è riuscito veramente mai a mettere in difficoltà questo Atletico, che quest'oggi ha dimostrato di essere veramente veramente forte. Io spero, ragazzi, che la telecronaca vi sia piaciuta, spero di essere riuscito a farvi compagnia, vi mando appuntamento con il ritorno di questo ottavo di finale e se vi siete divertiti ovviamente fatemelo sapere qui sotto.